SUV e crossover rappresentano oggi un'opportunità ghiotta per le case automobilistiche. Ford non è nuova al segmento, ma con la nuova EcoSport l'offerta si fa ancora più variegata, grazie alle dimensioni relativamente contenute e al look sportivo della variante ST-Line. L'abbiamo provata per voi in uno scenario decisamente particolare, in un viaggio che ci ha portato dal caos di Roma alla quiete del centro spaziale Piero Fanti del Fucino. La storia della EcoSport è piuttosto particolare, essendo un modello nato inizialmente per competere nel mercato sudamericano, arrivando pian piano anche in Nord America e in Europa. Presentata al Salone di Francoforte del settembre scorso, questa crossover è disponibile alla vendita in Italia dal 17 gennaio in 3 allestimenti e 2 motorizzazioni. La nuova Ford EcoSport offre motorizzazioni a benzina e diesel con cambio manuale o automatico a 6 rapporti. Si parte dal benzina EcoBoost da 125 o 140 cavalli per finire al diesel 1500 TDCI da 100 o 125 cavalli. Entro giugno arriverà anche la versione 4x4 che include la tecnologia Intelligent All-Wheel Drive. Tra gli allestimenti che partono dal Plus, più basilare, passando per il Titanium, fino ad arrivare allo sportivo ST-Line. Il prezzo di ingresso della Plus è di 18.750 € nella variante 1000 benzina da 100 cavalli e punta tutto sulla sicurezza, offrendo lo stesso equipaggiamento degli allestimenti superiori, inclusi anche il clima manuale, radio con display da 4.2 pollici e 6 casse e il sistema MyKey. Decisamente più accessoriata la Titanium, che porta il prezzo di partenza a 22.000 €. Qui vengono offerti cerchi in lega da 16 pollici, interni in pelle, barre longitudinali sul tetto e clima automatico. Più ricca anche l'offerta tecnologica, in cui troviamo una radio con display da 6.5 pollici e 6 casse con sistema SYNC 3, accensione della vettura senza l'utilizzo della chiave, cruise control e clima automatico. La ST-Line parte invece da 24.250 € e offre cerchi in lega da 17 pollici bruniti, retrovisori elettrici riscaldabili e ripiegabili, sospensioni sportive e tetto con colore a contrasto con il resto della carrozzeria. La nuova Ford EcoSport è un crossover piuttosto atipico. L'altezza da terra è tra le più alte della categoria, di ben 1645 mm. Allo stesso tempo è anche la vettura più corta del segmento, con una lunghezza di 4096 mm, una scelta fatta per facilitare il suo utilizzo in città. Il design è stato rivisto rispetto al precedente modello. Non si tratta di una rivoluzione, ma il frontale offre oggi forme decisamente più aggressive, grazie anche alla forma dei fari LED. Molto particolare l'apertura del portabagagli, derivata dai precedenti modelli e simile a quella dei fuoristrada più puri, anche se Ford ha rimosso nel corso degli aggiornamenti degli ultimi anni la ruota di scorta esterna. L'abitabilità interna è buona e lo spazio non manca nemmeno dietro, con i dovuti limiti imposti dalla ridotta lunghezza della vettura. Il nostro test drive è iniziato alla periferia di Roma, con una EcoSport da 120 cavalli con allestimento Titanium, destinazione il centro spaziale del Fucino. Buona parte del viaggio è avvenuta in autostrada, in cui il cambio automatico si è dimostrato molto comodo, consentendo una buona erogazione della potenza. Le prestazioni, soprattutto in accelerazione, non spiccano per brio, ma del resto stiamo parlando di una vettura dedicata alle famiglie, che si fa apprezzare per la posizione di guida rialzata e per un comfort di marcia elevato. Più scattante la variante da 140 cavalli, che abbiamo provato con cambio manuale a 6 rapporti. La maggiore potenza fa bene al crossover Ford, ma il cambio automatico è da preferire, grazie a una modalità sport che tira fuori il meglio da questo propulsore. La EcoSport, nonostante l'altezza da terra superiore alla media, è ben piantata sull'asfalto, merito delle sospensioni più rigide rispetto al passato, ma che riescono comunque ad assorbire bene gli urti. Il tragitto verso il centro spaziale ha permesso di assaggiare la nuova proposta Ford su percorsi differenti, compreso un po' di sterrato. Il viaggio di ritorno non ha fatto altro che confermare quanto di buono visto durante la prima prova, per un crossover da cui Ford si aspetta molto nel 2018. Le prospettive di vendita sono infatti molto incoraggianti, si parla di oltre 25.000 unità in più rispetto al 2017, per un anno che potrebbe segnare la definitiva consacrazione di questo modello in Italia.